Mini recensione richiesta di Edoardo Pracucci che mi chiede di parlare del film di Watanabe del 2019, I figli del mare, distribuito da noi anche in Italia, pure al cinema dalla Nexto. Un film non eccezionale, però un film gradevole, un tratto dall'omonimo manga che ha avuto un grandissimo successo in Giappone. Questo film narra la storia di Ruka che, dopo aver litigato con la madre, il club di pallamano dove faceva parte, tutto il resto, insomma, non sa dove passare le vacanze estive, quindi decide di andare all'acquario dove lavora suo padre. Lì fa conoscenza di due fratelli, un fratello e una sorella, Umi e Sora, che suo padre definisce allevati dai Dugogonghi. Di lì in poi cominciano a venire delle cose soprannaturali che i tre ragazzi sembrano leggere, sembrano essere interconnessi ad esse. Di lì in poi, insomma, tutta la storia che sembrerebbe influenzare la marea del mondo, tutti gli animali in Giappone, tutti i vecchi, insomma, film molto particolare. Allora, è un film abbastanza, con una sceneggiatura abbastanza fiacca in alcuni punti, nel senso che seppur visivamente il film è eccezionale e il regista, appunto, Ayumi Watanabe, fa un bel lavoro anche graficamente, il film è ben fatto e che grazie anche alla musica del grande Joe Hisaishi riesce a essere quasi ghibliano in quel senso, studio ghibliano. Solo il problema è che gli manca forse un po' di poesia, sembra un po' programmatico, ecco, della storia dopo un po' perde un po' di interesse. Resta il fatto che l'animazione è ottima, la grafica è bella, la storia tutto sommato è poetica e si riesce a stare dietro a questa avventura acquatica fantasy che in alcuni punti risulta essere abbastanza nebulosa, ma che comunque affascina. Ecco, non c'è niente da fare, con me con l'animazione giapponese, i lungometraggi mi affascinano proprio perché l'animazione mi piace, l'idea di questo tratto ancora un'altra volta qui, nonostante si usi il computer a volte, ma il tratto, il disegno, l'animazione naturale per me resta veramente una cosa bellissima. Non è davvero la storia principessa splendente, perché siamo a 40 piani, ma siamo comunque di fronte a un film di genere ben fatto, che chi ama un certo tipo di animazione lo porterà a casa con soddisfazione. Certo, il film è un po' troppo pretenzioso forse, e si basa forse un po' troppo sul visivo, perché sul lato visivo il film è quasi un capolavoro, è meraviglioso. Ripeto, quello che manca un po' di sceneggiatura, siamo un po' rimbalzati in una storia che non sembra avere delle parti che la lasciano troppo sospesa, ci sono qualcosa che proprio non riesci a capire, quindi a me irrita un po' questa cosa. Certo, è una cosa che nell'animazione giapponese viene fatta spesso, ma solitamente tutto questo comunque viene aiutato dalla forma. Qui la forma è splendida, ma non aiuta la narrazione un granché, è molto spettacolare, ma anche molto vuota a livello proprio di quello di racconto. Certo è che come fantasy e come film per ragazzi funziona alla stragrande. È uno di quei film che mi riguarderò anche volentieri, cioè, insomma, ci troviamo di fronte la classica opera che non è eccezionale, non è nemmeno da buttare, diventerà un cult forse per alcuni, e ripeto, è animata e disegnata in maniera eccezionale. Se si fosse stati dietro un pochino di più alla sceneggiatura e alla narrazione, probabilmente ci troveremmo di fronte a un film veramente ottimo. Così invece siamo di fronte esclusivamente a un film discreto che guardiamo volentieri, che però, una volta visto, come ho fatto io, l'ho visto due volte, però un po' ti si cancella dalla mente, perché nonostante i disegni e qualche bella sequenza, poi alla fine rimane abbastanza poco di un film tutto sommato intrigante, che fortunatamente comunque è stato portato come proiezione speciale anche da noi, perché comunque è il caso che l'animazione adulta arrivi nelle nostre sale, e quindi, insomma, si merita una visione. Qui sotto metto il link, gli amanti dell'anime chiaramente non se lo devono far sfuggire, gli altri, insomma, gli diamo un'occhiata e poi decidano un po' loro. Come al solito, Patreon qua sotto per donare, comprate la roba tramite Amazon, fate tutte le cose che dovete fare e provate a dare un'occhiata a questo Figli del Mare, che forse non vi deluderà. Un po' a me ha deluso sinceramente quando lo vidi al cinema, ma comunque rimane un film che, specialmente sul grande schermo, ha visivamente delle scene che lasciano ancora oggi a bocca aperta.